Che la ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su The Big Elk. La scorsa volta non è finita molto, sto gioco non finisce molto bene. Posso assicurare. Perché c'è la zona 3 e la zona 4 sbloccata? Ma io la 2 non l'ho finita. Ragazzi, se vi ricordate, io la zona. Continuavo a morire qua nella zona 2. Adesso io non mi ricordo neanche più come si gioca. Cioè, io continuavo a morire in sta zona qua. Ma cos'è? Mi ha sbloccato il. Mi ha sbloccato i livelli senza che li giocassi, non ho capito. Per quanto sto gioco possa essere devastante mentalmente, la musica che c'è è stupenda. Va bene, cerchiamo di arrivare al livello in cui ci eravamo fermati e vediamo un po'. Beh, mi ha sbloccato i livelli 3 e 4 a caso. Anche perché ora dovrei aver capito come funziona. Aia, cos'è che mi ha colpito? Oh, l'ho superato! L'ho superato! Non so se l'avevo superato quel livello. Non mi ricordo, perché mi ricordo solo che quella roba aveva una teiera che saltava per aria. Quindi già il fa. Ah no, cacchio! Io l'avevo superato quello. Non ci posso credere, non ci posso credere. No, cioè non. No, non ho capito niente. Vado alla zona 3, non me ne frega niente. Allora, se mi dite che la zona 2 va completata perché magari non ha la bandierina, allora vi do ragione. Ma se lo completo. C'è quel pezzo, mi ricordo, quel pezzo delle porte. C'era un pezzo in cui c'erano 200.000 porte e si saltava a imperare tutte. Come cacchio si. Son con me loro? Ah, io no. No, non sono con me loro. Oh, brutte giraffe. Porca ma giraffe del cacchio, guardate. Almeno quelle, quando c'era il demone bianco lì, quello azzurro, lui mi dava una mano. Brutta schifosa, anche ste robe sparano adesso. Oh, aiuto. Ma che cacchio è? Aiuto, fuga. Oh, quante munizioni mi date? Grazie. Penso si prospetteranno qualcosa di brutto. Devo aver paura, aiuto. Fuga. Che cacchio è? Cos'è questa? Ho uno zainetto nuovo. Che zainetto è? Posso mettere le mine. Oh mio Dio. Qualcosa mi dice però che mi fanno male anche a me, vero? Proviamo a testarla. Certo, la musica di sto gioco mi piace un sacco, non so perché. Mi dà quell'idea di epicità quando in realtà vorresti solo spaccare il computer. Sì, quanti! Che poi devo ancora capire cosa lancia sta alce, perché da quel fucile esce qualcosa, ma non ho capito bene cosa. Una freccia di paperelle, grazie, papere. E qui c'è una stazione di servizio? Ma, aspetta. Oh, ma porca. Dovevo immaginarmelo. Oh, guarda che belli quei tre. Guarda che vi vedo, non è che sono cieco. Forza, una alla volta. Che poi tra l'altro mi sembrano quei robi di Zelda nuovi che devono uscire. La cosa che ho capito principalmente è che bisogna fare rifornimento prima di partire via. Finché ti danno l'amico tricheco lì, arrivate a 99 proiettili, perché è il massimo e vi servono, dato che non sapete mai cosa c'è dopo. Anche in questo caso c'è una sala giochi, va bene. Oh mio Dio! Ecco, vedete, in questo caso io rischio di finire i proiettili. Ed è quello che è successo. Cosa è? Perché sono tornati in. Ma quello? Non posso batterlo quello? Oh, ma che roba è? Perché c'è l'UFO? Via via, fuga. Ma che cacchio è quel robo? Ci sono delle fette di torta, non posso prenderle. O forse sì. Me le deve rompere lui? Rompimi le rocce. Bravissimo, bravissimo, ti voglio bene. No, era una torta maledetta. No, non ci credo. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso. Torta di. Torta. Si può sapere quanto cacchio dura sti livelli poi? Cioè, perché sto capitolo 3 sono indietro da mezz'ora, ma non lo so. Io. Boh. Cioè, datemelo un limite. Mi dite, guarda, qua c'è da fare 27.000 livelli e va bene, non li faccio. Più che altro non ho capito una cosa, perché alcune volte mi fa andare avanti così a caso, mentre altre volte mi deve far sconfiggere tutti i nemici. E tipo adesso me ne sono andato così a caso. Allora, sta teliera non va toccata, che è una bomba, ok. Ottimo, adesso lo so. Che poi ancora non ho usato l'arma nucleare lì, la bomba. Così in quel livello in cui sono circondato, che poi non ho capito bene il motivo, ma si era aperta la porta anche se non avevo sconfitto tutti. Caccio una bella bomba e vedi che non rompe più nessuno. Eccolo qui, ops! Ok, siamo di nuovo qua. Testa volta. Pezzo di torta che non dico qualcos'altro, che è meglio. E io me ne vado subito. Ciao belli. Cos'è? Cosa? Via 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 via, ok. Oh, piano. Non ho più munizioni. Oh, munizioni. Oh, grazie. Grazie, grazie. Mamma mia, sto gioco mi fa diventare matto. Che
poi adesso qualcuno di voi voglio che mi dica perché cacchio è continuato. Non lo so. Perché finire un livello è un'odissea. Io sono da un'ora dietro a registrare e ho fatto il 2 che l'ho iniziato un attimo, ma non l'ho finito per niente. Il 3 è un'ora che sono qua. Cos'è questo? Cos'è? Che livello è? Ah, oh mio Dio, questo spara una palla e quindi va renderizzata. Oh mio Dio. Giù, sinistra, questa va su, poi va ancora a sinistra, questa va giù, questa va a destra, questa va giù. No, giù non c'è un cacchio. Io devo mandarla contro ste rocce praticamente, quindi devi arrivare da qua. Quindi quella va su, poi qua va a destra, va a sinistra, qua gli arriva giù, qua deve andare a destra. Oh mio Dio, che casino. Guardala, guardala, che giro malefico. Poi va giù, no, è geniale. E poi colpisce quella. No, è spettacolare. Via, via, avanti, avanti. Elicottero, elicottero, elicottero. Ah, non ci credo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. C'è la bandiera. Mamma mia, non ci credo. Pensavo fosse infinito. Ah, è così quindi, eh? Quindi anche la zona 2 c'ha la bandiera. Ah, adesso ho capito. Oh mio Dio. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Questo vuol dire che la prossima volta dobbiamo fare anche la zona 2. Non posso lasciarla così, non posso. Prossima volta facciamo la zona 2 e la zona 4 insieme. E le completiamo. Punto, deciso. Quindi finisco qua l'episodio. Ci vediamo alla prossima parte su The Big Elk. Mannaggia sto gioco. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti. Ah, proprio bellissimo. Qualcosa mi dice che abbiamo sbagliato nave. Salve. Ku Klux Klan? Non ho fatto niente, giuro. Oh, ma guarda.